Bentrovati al TG Web. In questa edizione torniamo a parlare di Expo, almeno indirettamente. L'esposizione universale di Milano, infatti, è l'occasione per aprire una porta sulla Brianza, sui progetti di qualità che nel settore produttivo e culturale il nostro territorio è in grado di proporre. Ad esempio, il design e la produzione artigianale. Proprio in settimana, Confartigianato ha presentato un progetto molto articolato. Oppure nel campo dell'arte, il Rossini Art Site, un museo innovativo, unico nel suo genere, non solo in Italia. Siamo andati a visitarlo. Ci fermiamo qui, titoli, e poi cominciamo con il giornale. Una tenda per dividere la struttura sportiva di via Gramsci, più spazio per allenamenti e partite. Un'ordinanza prevede la bonifica del verde condominiale, da giugno in distribuzione il kit di autodifesa. Un progetto di Confartigianato per sostenere le aziende artigianali di qualità della Brianza. Il Rossini Art Site a Briosco, un museo a cielo aperto a misura di famiglia. Una tenda, una sorta di parete divisoria per separare la palestra di via Gramsci, un'iniziativa di un gruppo di società sportive per guadagnare spazi per gli allenamenti. Il servizio. Una tenda per rispondere alla fame di spazi da parte delle società sportive. Il progetto, portato avanti da tre società, Basket San Rocco 2013, 2008 Lazzaretto Pallavolo e GS Oratorio San Carlo, ha consentito di dividere in due la palestra e la palazzetta di via Gramsci. Una struttura utilizzata, oltre che dalle società sportive che hanno proposto intervento, anche da Cinque Cerchi Seregno, Salus Ciclistica Seregno e, solo per le partite di fine settimana, Majestic Volley. Sei società per un monte ore complessivo di 30 ogni settimana solo per gli allenamenti. Una struttura congestionata che, grazie a questo intervento, sarà resa più flessibile. La tenda, infatti, consentirà di dividere in maniera pratica e veloce la palestra di via Gramsci in due aree protette, che significa più ore a disposizione per gli allenamenti. Con una spesa minima abbiamo praticamente raddoppiato la disponibilità della palestra, in modo che almeno, viste le difficoltà di recupero anche di spazi, raddoppiamo proprio un impianto che è attivo dal lunedì alla domenica, dalle 6 di sera, 5 di sera, fino alle 11. La tenda, larga 35 metri e alta 7, è costituita da due semitende che possono essere aperte dal centro, che scorrono su un binario superiore con carrelli a doppio cuscinetto in acciaio. L'installazione è costata circa 6.000 euro ed è stata sostenuta dalle società sportive che hanno investito in questo intervento il contributo erogato dall'amministrazione comunale. 5 giorni di cantiere per asfaltare via Giovanni XXIII e l'area davanti alla stazione ferroviaria. Si sono conclusi lo scorso 9 maggio i lavori notturni per rimuovere l'asfalto rovinato e mettere in sicurezza con un nuovo asfalto la strada che collega via Magenta alla stazione e l'area davanti allo scalo ferroviario. Lo svolgimento dei lavori in orario notturno ha consentito di mantenere aperta in parte al traffico via Giovanni XXIII, limitando al massimo i disagi per gli automobilisti. I lavori sono stati eseguiti da Gelsia Reti. Dal comune 750.000 euro alle scuole dell'infanzia private per l'anno scolastico in corso e per il prossimo. La convenzione con le 8 scuole del territorio è stata sottoscritta martedì 5 maggio. I fondi erogati consentono di contenere il peso della retta a carico delle famiglie con tariffe mensili di 130 euro per i residenti e 150 per i non residenti, contro i 230-240 euro. Confermati inoltre alcuni impegni, come la costituzione di organismi di partecipazione e l'impegno per ridurre le liste d'attesa. Cambiamo argomento. Obbligo di bonifica dei tombini e del verde condominiale e lotta a basso impatto ambientale. È pronto il piano per ridurre la presenza delle zanzare in città. Vediamo. Il piano di lotta alle zanzare partirà tra pochi giorni. Due, le armi per combattere la presenza delle zanzare in città. Innanzitutto l'ordinanza del sindaco, che impone a tutti i privati di bonificare sia i tombini sia il verde condominiale e gli orti. Infatti, solo un terzo del verde seregno è di proprietà comunale. Qualsiasi intervento del comune avrà poco successo nella riduzione del numero delle zanzare se nelle aree private continueranno a esistere focolai di infestazione e ogni minimo ristagno d'acqua è un focolaio larvale, in quanto rappresenta l'habitat ideale per il proliferarsi delle zanzare. Il secondo perno del piano, per incentivare i proprietari di aree private a effettuare la disinfestazione necessaria, è il kit di autodifesa, cioè il Vectobat DT.
Si tratta di pastiglie biologiche effervescenti. Oggi il metodo di controllo ha minore impatto ambientale contro le larve zanzara. Ogni pastiglia, che può trattare fino a 50 litri d'acqua, va usata in tombini, bidoni, sottovasi, vasche raccolte ad acqua stagnante ogni 2 settimane da giugno-ottobre, intensificando i trattamenti quando le condizioni climatiche sono più favorevoli allo sviluppo delle larve. Il kit di autodifesa è disponibile per gli amministratori di condominio e i proprietari di aree verdi private presso l'Ufficio Ecologia dal mese di giugno. Expo come occasione per sostenere il design e in generale le imprese artigiane brianzole. È l'idea del progetto B Brianza Expo for Design, il servizio. Come un grand tour, il lungo viaggio attraverso l'Europa che gli aristocratici del XVII secolo facevano per conoscere la cultura italiana. Stavolta però il viaggio è nelle aziende e nelle botteghe della Brianza, alla scoperta del sapere che ha fatto la fortuna di questo territorio, il saper fare. E questo è uno dei progetti di B Brianza Expo for Design, presentato mercoledì alla Reggia di Monza. La Brianza è terra e culla del saper fare e noi, in considerazione di Expo e dei visitatori che arriveranno anche in Brianza per questa manifestazione, vogliamo presentare l'eccellenza del territorio con una serie di progetti tese a valorizzare il saper fare del Made in Italy e del Made in Brianza. Sono 17 le tappe del circuito Le Città del Saper Fare, mostra itinerante per promuovere artigianato e territorio. Il design è uno dei punti di eccellenza del territorio di Monza e Brianza, sia dal punto di vista della produzione artigianale e della manifattura, ma lo è anche come forte attrattore di interesse turistico, e quindi l'obiettivo della Camera in questo sostenere il tema del design è quello di portare l'attenzione dei consumatori e degli appassionati proprio sui luoghi e sulle imprese che creano e mettono a disposizione questi prodotti di design. Confartigianato, Camera di Commercio, Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza e Comuni, insieme per promuovere la cultura industriale brianzola, mettendo a sistema gli elementi di maggiore interesse sul piano produttivo e culturale. L'obiettivo è quello di fare sistema per riuscire a garantire un progetto unitario che avesse diverse componenti all'interno con un'unica progettualità. Il design, l'arte e la cultura e tutta la parte di valorizzazione ambientale. Ma il progetto Brianza Expo for Design non si ferma qui. In programma anche un concorso di idee, il Design Award, che ha chiamato architetti e studenti a progettare un piatto. E la mostra, un posto a tavola, piatti, bicchiere e forchette interpretati o reinterpretati da artigiani e designers. E proprio l'ultimo progetto di cui si parlava in chiusura di servizio, un posto a tavola, è a Seregno. Vediamo di cosa si tratta. Stare a tavola e compiere il rito del cibo è un gesto centrale nella vita quotidiana. È un gesto carico di storia, tradizioni e cultura. È intorno a questo concetto che Confartigianato APA Milano, Monza e Brianza ha costruito la mostra Un posto a tavola. 54 posti a tavola, piatti, posate e bicchieri che si caratterizzano per la loro unicità e per la loro capacità di raccontare l'abilità e l'esperienza degli artigiani. Ho utilizzato un oggetto che ha vinto, realizzato da noi, che ha vinto il primo premio a Lessone Design di 2 anni fa al concorso internazionale. E partendo da questo abbiamo utilizzato materiale che per me è più familiare, quindi una tavola di radica di olmo, e abbiamo aggiunto un piatto di vetro proprio per dare l'impressione del posto a tavola. La collezione sarà esposta a rotazione per 2 settimane, da mercoledì 13 maggio, contemporaneamente in 9 città. Carrate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Lissone, Meda, Monza, Nova Milanese, Seregno e Vimercate. Un turnover che consentirà fino al 31 ottobre l'esposizione di tutti i 54 posti a tavola in ogni città che ha aderito al progetto. A Seregno le opere saranno ospitate dall'esposizione permanente dedicata a Luca Crippa, pioniere del surrealismo e soprattutto artigiano dell'arte. L'artigianato da sempre è una componente fondamentale del tessuto produttivo della Brianza. Un posto a tavola nasce l'idea di far conoscere, in occasione di Expo 2015, imprese artigiane che hanno ottenuto risultati importanti nel proprio settore grazie a ricerca, innovazione e design. Abbiamo una cosa, un valore, che non tutti conoscono, che è l'artigianato. L'occasione di avere Expo, con tutte le complicazioni che può portare un evento universale, però è un'occasione giusta
per far sì che la gente venga a conoscere gli artigiani e l'artigianato del territorio. Weekend all'insegna della Sicilia. L'8, il 9 e il 10 maggio in piazza Segni, Sicilia Viva, associazione di Trezzano sul Naviglio e Vivi Seregno, la rete dei commercianti, hanno portato un mercatino di prodotti tipici e artigianato siciliano. Tante le specialità, dalle olive acciurate, ossia annegate nell'olio extravergine d'oliva, ai formaggi, dagli arancini di riso al tonno rosso di Favignana, dal pane panelle alle arance, e poi limoni, vini come il Neodavola, il pasticcio di Pantelleria e i dolci apprezzati in tutto il mondo, la cassata, i buccellati a base di marmellata di fichi, la frutta martorana a base di zucchero e farina di mandorle, i dolcetti e le mandorle e ovviamente il cannolo siciliano, decorato anche con granella di pistacchio, di cioccolato oppure di scorza d'arancia. Fino a domenica la Reggia di Monza, all'interno dei Giardini delle Serre, ospita la quarta edizione del Festival degli Orti, che esplora in modo innovativo e curioso il tema del cibo in linea con Expo 2015, a partire dalla terra, dall'orto, dall'agricoltura rurale e urbana. Corsi, seminari e laboratori per bambini, ragazzi e adulti offrono diverse opportunità di sperimentare orticoltura, giardinaggio e cucina. E poi show cooking, degustazioni, prodotti del territorio permettono di scegliere differenti percorsi gastronomici. Infine, un'esposizione di piante e fiori, di prodotti biologici, di attrezzi e accessori per l'agricoltura e il giardinaggio. Il tutto in un contesto di installazioni vegetali che offrono una nuova visione del paesaggio contemporaneo e una panoramica su sistemi innovativi di coltivare piante, mantenere giardini, realizzare verde verticale e recuperare energie. Il Festival degli Orti è aperto dalle 10 alle 21 e l'ingresso è libero. Apriamo la pagina della cultura. A Briosco l'arte contemporanea, in particolare la scultura, è in mostra permanente e immersa nel verde in un parco all'aperto. Vediamo. Cascella, Melotti, Munari, Pomodoro, Sperri, Turcato. I big della cultura astratta moderna e contemporanea immersi nel verde della Brianza. A Briosco, a due passi dal parco regionale della Valle dell'Ambro, ad aprile aperto il Rossini Art Site, un museo a cielo aperto, un esperimento unico nel suo genere. Il Rossini Art Site nasce intorno a metà degli anni Ottanta, quando l'imprenditore della plastica Alberto Rossini, collezionista d'arte moderno mecenate, e sua moglie Luisa creano la Fondazione Rossini in memoria del figlio Pietro, scomparso prematuramente. L'idea nasce totalmente da mio padre, perché lui è innamorato dell'arte, innamorato del luogo dove è nato qui in Brianza e anche del verde, ha voluto coniugare questi due elementi cercando di creare un posto un po' unico, soprattutto dove lui si sentisse bene e dove poi in futuro, nell'ottica che anche la gente potesse venire a visitare. L'ingresso al parco è un padiglione progettato dal newyorkese James Wines, archistar della Green Architecture. Il museo, che si sviluppa su un parco di 10 ettari, che ospita le sculture dei più grandi maestri della seconda metà del Novecento, abbatte le rigide barriere dei musei tradizionali e trasforma la visita in una gita per tutta la famiglia, bambini compresi, liberi di correre e giocare tra le sculture, mentre i genitori prendono il sole, leggono un libro e fanno un picnic. Il cibo come occasione per parlare dei problemi dell'Africa è l'idea di una mostra promossa dal GS Africa. Il cibo c'è, la terra potrebbe produrre molto di più di quello che produce, però c'è questo grosso problema che è una grande fetta, 800 milioni circa, dicono le statistiche delle organizzazioni internazionali, muoiono, soffrono il problema della fame. Parte da questa considerazione la mostra Nutrire il pianeta, energia per la vita, promossa dal gruppo Solidarietà Africa in Galleria Mariani nell'ambito della rassegna 30 giorni di cultura. Una tavola imbandita con i piatti tipici di alcuni paesi africani e una ventina di pannelli, colorati e immediati, con cui Maria Silva, illustratrice che collabora con il centro missionario Pime di Milano, ha tradotto i problemi dell'Africa. Questa mostra apparentemente potrebbe, siccome sono molti disegni e molti colori, di essere pensata solo per i ragazzi, invece no, è decisamente anche un grande messaggio, un grande aiuto anche per gli adulti. Creare un legame tra cibo, energia e Africa è l'obiettivo del GSA, che da 17 anni è impegnato nei paesi subsahariani in programmi di sviluppo agroalimentare e sanitari.
Gruppo Solidarietà Africa è sostenuto da tanta generosità dalla gente di Seregno, ha questa duplice finalità: lavorare insieme a medici, infermieri, strutture sanitarie dell'Africa per supportare il loro cammino e nello stesso tempo promuovere un'educazione alla mondialità, uno sguardo attento ai problemi di tutti. E la prossima sfida è garantire autonomia energetica attraverso pannelli solari al centro sanitario di Porgà, nella terra di nessuno tra Benin e Burkina Faso, magari anche con il contributo di idee dei visitatori. La mostra potrà essere visitata fino a lunedì 25 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il nostro giornale si chiude qui, grazie a tutti per l'attenzione, l'appuntamento è a lunedì prossimo.